Carly, dobbiamo sbrigarci. Perché? Perché dobbiamo andare al negozio degli animali. Ah, sì? E cosa? Ah, sì, sì! Sì, andiamo, sì. Dai, forza. Se qualcuno ha visto la mia storia di Instagram, oggi andiamo a trovare il signor Pera. Però purtroppo non lo potremo acquistare. Vuoi mettere una foto del signor Pera? Sì. Molto bene, dobbiamo costruire il signor Pera. Sì! No, sistema solare, pipistrello, martello, spia. Ma sai che... Facciamo il martello, ci sta. Facciamo il martellazzo di Thor? Anche, sì, io pensavo più a qualcosa di generico con i chiodi, però... Ah, in effetti sai cosa? Credo che nessuno... Allora, tutti faranno Thor, garantito. Serio? Sì. Sì, lo faranno in tantissimi. Quindi mi sa che fare un bel tavolo, tipo con un chiodo conficcato e il martello che appunto gli dà contro, secondo me potrebbe anche starci. Quindi facciamo il tavolino al momento. Bella idea, brava. Hai visto? Devo la mia dire. Mente creativa cosa ha partorito. Ma perché oggi mi porto al negozio di animali, per questo. Ah, ok. Sono così facendo? Felice. Non so, sto allungando un po' il tavolo, è piccolo. Ah, ok, va bene, va bene. Non perdiamo troppo tempo però, visto che è comunque un dettaglio stupido. Allora, il chiodo, come potremmo fare? Idea! Dimmi. Allora, aspetta. Lo facciamo infilato nel tavolo così. E... Guarda, e ora con una slab fai così, tipo. Ecco. Così sembra un chiodo, no? Sì, però lo farei un po' più alto, sai? Fallo di due blocchi e mettici sopra, sì. Okay. E poi ci facciamo un martello che lo schiaccia. Ok, giusto. È tenuto da una mano. Io inizio a fare il manico da qua che batte sul chiodo. Ma è un po' distante. Ma lo facciamo bello lungo perché è il focus. Ok, va bene. Che allora, dici? Facciamo il manico quindi così. Poi con il rosso, sai cosa ci facciamo? Facciamo come appunto il martello di Thor, tipo tutti quanti i pendagli, presente? Allora è un martello di Thor. Ma sì, ma non importa, è giusto per renderlo più bello, per aggiungere un dettaglio, dai. Ok, però aspetta, mi sta venendo un po' male. Perché? Così e così e adesso ci faccio. Come lo faccio? Io so fare i martelli. Ok, fallo tu allora. Ok, sono stato carpentiere per tanti anni. Ah sì? No. Magari io sistemo un po' il tavolo, lo faccio allora, un po' più grande a sto punto. Adesso per il martello è molto semplice, intanto iniziamo dalla pietra. Prendiamo quindi dei blocchi di pietra per creare il nostro fantastico... rettangolo, giusto? Sì, giusto. Ah no, perché tu ovviamente lo vuoi fare. Ok, ho capito. Che Don't cosa succede? Worry, be happy. Tranquilla. Guarda. Ok, io sto un po' facendo il tavolo più bellino. Tu lo vuoi fare tipo così, giusto? Guarda. Esatto, sì. Così, poi così. Sì, però allora sai cosa? Rifaccio. Ah, vai, è giusto. È giusto, è che il manico mi è venuto male, mi sa. Lo rifacciamo adesso, aspetta. Ok, lo faccio allora, un po' più alto. Adesso allora. Lo facciamo più a punta, molto bene. Il manico lo facciamo un po' più alto così. Guarda, già così basta. Così basta. Sì. Vedi? Ok, però c'ha anche questo tipo davanti. In che senso? Il martello, c'ha tipo una punta più scura. Ah, però non ha il chiodo così davanti, aspetta. Vabbè, lo spostiamo il chiodo, non è un problema. Allora, facciamo così. Il manico, siccome non mi piace di questo colore, lo facciamo nero. Prendiamo il carbone, che è più scuro. Carly, abbiamo 4 minuti, ci dobbiamo dare una mossa. Sì, sto cercando un pezzo più scuro. Anzi, ferro. Ferro? Per fare cosa? Per fare il martello di ferro. Ok, allora io inizio a fare la mano che lo tiene. Cosa inizi a fare tu? La mano. Ah, ok, sì. E dopo sistemiamo per ultimo. La mano di terracotta, mi raccomando. Sì, sistemiamo per ultimo il. Il manico. Il manico. Yes. Allora io farei la mano che esce da qua, che dici a sto punto? No, fai proprio una mano che la afferra. Ok. Capito? Allora, ok. Oh, è difficilissima. Allora devo fare. Tipo... perché l'hai fatto in questa proporzione qua, così in movimento, vedi? Allora, aspetta, io adesso a questo punto il chiodo lo metterei proprio sotto il martello, perché così ha più senso, no? Ok, aspetta, devo tipo slab. Impugnatura e... Andiamo uno slab. Oh mamma, è difficilissimo da fare. Tua mamma non ti potrà aiutare, non credo. Mamma, aiuto! Mamma, aiuto! Allora, guarda, così. Ti aiuto io, non ti preoccupare. Sì, in effetti è difficile. È difficilissimo. Sì. Allora, fai vedere un po' di più il manico. E dopodiché fai le mani tipo così, guarda, che lo afferrano semplicemente tutto attorno. Ecco, va bene. Sì, così va bene. Ci sta? Sì, guarda, questo è tipo il pollicione, vedi? Questo è il pollice, questo è un dito. È tipo... E questo sì, è un altro dito più o meno. Allora aspetta, così e poi esce da qua il manico. Così, dai, è perfetto. Ci sta. Ok, adesso come lo possiamo decorare in qualche modo? Perché abbiamo 2 minuti di tempo. Facciamo meglio il manico e magari anche il tavolino. Ci sono poche cose su quel tavolo. Allora io torno con il rosso e gli faccio i pendacchi. Guarda, così. Ci sta?
In realtà no. No, non ci sta per nulla. Allora, sai cosa faccio con il rosso? Una bella maglietta a lui, al braccio. Non so se gli ho fatte troppe dita. No, così, ok. Ma sì, Carly, non importa. Cioè, non devi fare l'anatomia perfetta di una persona. Stai usando i blocchi di Minecraft, Eric. Sì, lo so, però insomma non è così facile. Dai, secondo me invece spacca. Aspetta, ma qua... No, qua è troppo. Qua non va chiuso. Non così. Si capisce molto, non mi piace. Ma come non si capisce, Carly? Certo che si capisce. Sicuro? Sì, ma è ovvio. Tu lo capiresti? Ma sì, ma ovvio, è bellissimo. E che voto ti daresti? Poop. No, dai. Guarda qua, guarda cosa facciamo adesso. Non facciamo dire così. I dettagli così, guarda. Che dici? Ci sta? Sì, ok, sì. Sai cosa? Lo incirciatirei un po' in avanti, in ferro. Aggiungiamo un po' di farina addosso e un po' di alberi attorno, okay. Così inganniamo l'occhio. Io a questa costruzione, sinceramente, e lo dico con sincerità, darei good. Non Serio? Dico un leggendario, però un good glielo darei. Un good, ok, va bene, sì. Apprezziamo l'impegno. Sommori di gallo. No, amore, pensa al signor Pera che andiamo a vedere dopo. Sai cosa dovevamo fare? No, dovevamo fare tipo un dito che teneva il chiodo con l'altra mano. Però sì. Forse poi non si capiva, meglio di no. Come un po' i miei commenti sotto i video che mi chiedono. L'altro giorno ho letto un commento di un fan che mi ha chiesto di fare... Tipo una navicella spaziale con gli aerei e gli alieni che sbarcano nel mio mondo. Ma che ci vuole? Ma io lo faccio tutti i giorni. Cioè, guarda. Io tipo, ragazzi, ma mi fa piacere che pensiate. Loro credono che tu sia bravissimo. Sì, però non riuscirei mai a farlo. Ho fatto il manico un po' più grande, eh. Ok, hai fatto bene. Dai. Speriamo di non essere i primi, ecco. Ok. Chi è questo bel signore mutande? Beh, il martello è un po' strano, io gli darei un po' più, mi dispiace. No, gli do un ok, dai, per ma lo dai, sforzo. Ma non è un martello! Ha fatto un bel signore pelato. Ok, anche lui ha fatto i chiodi, però il nostro chiodo è molto più realistico, più bello. Ok. No, poco scusa, ok. Gli ho dato tre voti diversi. Questo ha fatto uno squalo. Lo squalo martello! Ah, martello! Bello. Scusami, ma devo gli dare do un bello. Epico. Epico? Sai che non mi hai dato un epico? L'idea bellissima. Questo tutto l'ha copiato. Buio. Sai quante volte l'ho vista questa costruzione? Tipo 20.000. Non mi piace molto, sinceramente. Okay. Gli ho dato un brutto io. Questo cosa fa? Questo è tipo la spada nella roccia, però è il martello. Però nella è carino questo, dai, ci sta. Boh, insomma, dai. Io gli do gli ho dato un ok, gli ho dato un ok. Ecco, questo già è fatto molto meglio. Thor, vabbè. Sì, almeno c'è luce, c'è scritto Thor. Anche belle le proporzioni. Ok, gli do un ok. Potevamo fare il martello della nostra vanilla. È vero, siamo due stupidi, Ale, siamo due stupidi. Pup, questo non mi piace. Siamo due stupidi. Come abbiamo fatto? Come abbiamo fatto a non pensarci? Vabbè, ragazzi, metto in mano il leggendario per bello. Spronare. Il nostro è fatto veramente bene. Ho visto me. Dei poop. Ok, vedo 5 poop, 6 poop. Oh mio Dio. Sì, Carly. è andata male. Ma come 6 poop? Ma veramente? Allora, adesso per i pick metto tutti sì, brutto. Io metto super poop a tutti, oh. E io do sempre dei bei voti e poi mi danno super sì, poop infatti, a me. Sì, infatti, brutti. Guarda, magari a questo gli danno leggendario. Ma basta con le pixel art, prese non è giusto. Allora, io ti dico, tutte le pixel art sono prese da Google, te lo garantisco, tutte. Tutte? Sì. Guardando gli altri, non dico che il nostro fosse più bello, però... Tu renditi conto che questi hanno costruito queste cose e hanno osato darci un poop a noi. Che siamo arrivati ultimi. No, vabbè. No, come ultimi, Ale? No, c'è Carly. Dai, non ci credo. Ma perché? Questa umiliazione, cambiamo lobby, sono troppo umiliata adesso. Sì, riusciamo. Drago. Oh, cavolo. Ale, ho un'idea per risparmiare tempo e farlo bello. Ok, sentiamo. E lo facciamo uscire dal muro. Dallo schermo, dal muro, sì, volevo dire. Ok. Allora, io il draghi ne ho fatti un'infinità, però non in 7 Lo facciamo minuti. Rosso. Ok, mi piace. Rosso e lo facciamo uscire dal muro. Terracotta. Terracotta. Guarda, lo facciamo qua. Ok. Allora, inizia a fare tipo il becco del drago, che è poi il No, no, facciamolo molto più alto, Ale. Molto sì, ma questa è tipo la mascella bassa. Capito? No, ma più alto, da qua. Vabbè, ok, vabbè. Per favore, fidati. Sì, dai. Dopo allora, la grande sconfitta di prima ho bisogno di fare qualcosa di dai, molto questa bello. Questa è la parte bassa, quindi, della bocca. Si possono usare le stalattiti? No. No, non si possono usare? No. Okay. Carly, cosa stai facendo? Non lo so. Io ho già fatto un drago, dico, nel mio mondo, però... Sì, ci hai messo anche 6 anni. Ci ho messo 3 giorni, non l'ho fatto di certo in 7 minuti, ecco, quindi sarà un po' complicato. L'importante è farlo realistico,
per quanto realistico possa essere un drago. Ok, ti dirò che non sta venendo male. La forma c'è, la forma c'è. La Adesso forma dobbiamo pensare ai dettagli. Sai cosa? I baffoni. Al drago? Sì, è presente quei draghi cinesi che hanno i baffoni? Vuoi fare un drago cinese? Beh, ci sta. Dei bei baffoni lunghi, eh? Io pensavo di fare una cosa tipo la Skyrim, proprio. Ok, fammi un drago alla Skyrim, allora. Ecco, appunto. Allora, guarda, allunghiamo un pochettino qua la faccia, perché sennò viene troppo piccolo. Sì, e io intanto gli sto già facendo un po' la forma della testa. Sì, sai che è storta? Davvero? Sì, vieni a guardarla al centro, guarda. Oh, sì, è stortissima. Sembra che qualcuno gli abbia tirato un cazzotto in bocca, che sia diventato così. Allora, aspetta, aspetta. Forse perché così si sistema, guarda. E gli occhi, se riusciamo, glieli facciamo verdi, tipo le Ender Pearl, presente? Sì, ma il calcestruzzo nero non me lo fa usare, Ale. Okay. No, non puoi usare il calcestruzzo. Sì, terracotta, volevo dire, terracotta, è vero, queste cose qua. Ok, quindi questi sono i baffoni del drago che fanno schifo. Aspetta che glieli rifacciamo meglio. Ok, così, ci sta. La faccia del drago è tuttora storta, non capisco il perché. Nonostante io abbia provato a raddrizzarla. Il blocco di smeraldo si può usare, sì, vero? Sì. È un po' inquietante. Lo so, Carly, ma te l'ho detto, in 7 minuti è difficile, tu eri tutta gasata. Oh sì, facciamolo più grande, facciamolo così, però non è facile, eh. Io sto provando a non beccare tutti i pup che abbiamo preso prima, mannaggia loro. Lo so. Allora, guarda, qua una bella lingua biforcuta che esce fuori. Però oh mio Dio, che brutti gli occhi. Perché gli hai fatto gli occhi così? No, Carly, no. Allora, aspetta, un'idea, guarda. Allora, prendiamo il bianco con una testa. Piuttosto glieli fai così. Mi fa così ridere questo drago. Cosa manca? Perché sembra stupido? Le orecchie. Le orecchie, sì. Ok, e come gliele fai ora le orecchie? C'è il muro. Ce li ha ai lati il drago, le orecchie. Però sono indietro, no? Sì, è vero, sì, sono indietro. Prova a fare tu. Io intanto gli riempio la bocca di fuoco. Così? Se riesco. Vai, fagli le orecchie. Uno e due. Non siamo capaci a fare i draghi, ragazzi. No. E no. Si vede, però... Allora, aspetta, i denti con le scalinate. Quindi facciamo così. Santo cielo, Carly è un mostro. Sono gli occhi il problema, te lo assicuro. Ok, come glieli potremmo fare per renderli più cattivi? Ci sta, guarda, è carino. Sì, sai che sembra tipo l'Ender Dragon stupido. Sembra il fratello stupido dell'Ender Dragon. E io gli toglierei le narici a sto punto. E guarda, gli faccio anche le sopracciglia. Guarda che carino. Sì, gli toglierei le narici. Sopracciglia 3D. Ah, è vero che le orecchie ce l'ha così, certo, mi ero dimenticato. Ok, togligli pure le narici. Anzi, le narici gliele facciamo con una testa. Con la testa, nera o marrone, scegli tu. Marrone. Allora, proviamole entrambe. Uno o due? Nera. Ok, perfetto. Aspetta, i baffi! Li ho sistemati. Ok, va bene. Guarda che ci sto, che li faccio con la lana un po' di fuoco. Sai cosa? Fuoco. I baffi, se glieli facessimo gialli, tipo dorati. Giusto per spezzare. Non so, che già c'è il fuoco. Guarda, no, ci stanno. Guarda che belli. Ok. Molto meglio, no? Dai, ci sta, guarda che tutto sommato sta venendo carino. In 7 minuti? Cioè, voglio dire, sicuramente è meglio di questo. Che però, devo dire, dai. Sembra un angelo. Ti do un ok perché mi fa ridere. Dai, e questo? Chissà se c'è qualche pro che ha fatto tipo un drago gigante. Sì, sicuro, no, questo non capisco nulla. Sembra una gallina, boh, la faccia. Sì, un'aquila. Eccolo. Sì, però tutto buio così. Sì, però non è finito. Posso dire che non si capisce nulla. Non si capisce niente, mi dispiace. Ci hanno provato a fare i pro. Sì. Anche questi ci hanno provato. Ecco, potevamo mettergli sta roba davanti questo alla bocca. Questo è il drago dell'End. Non mi piace, sai, tutto così nero. Ma no, dai, era fatto bene. Non mi è piaciuto. Questo pure sembra il demonio. Guarda che ha voluto fare gli occhi verdi come le volevi fare tu. Sì. No, ma poi tutto rosso. No, per terra. Non mi piace. Eccola, la testa del drago più cattivo di Minecraft. Allora, ti dico cosa ci stanno dando. Good, epico, good. Leggendario. Il leggendario ce l'ho io in mano. Ne ho visti 3 di leggendari, Carly. Uno ce l'avevo io per spronare. Vabbè. Questo è bellissimo. Non si capisce. No, questo no, è bello. Questo non mi piace. Oh, ti giuro, a parte il nostro, non ne ho visto uno che mi dicesse. Ma questo ti fa andare nell'End? Ma si può andare? No, non si può. Molto brutto. Per un attimo ci ho provato. Non si capisce nulla. Questo. Drago scheletro.
È vero, potevamo fare... Però, sì, ma è un serpente più che un drago. Boh, ok, dai. Gli diamo un ok di incoraggiamento. Sì, posso dire che però non ce n'è uno... Cioè, oh, li fanno tutti uguali. Da quando hanno visto i pro che li fanno in questo modo, i draghi, in 2D, tutti li fanno così. Ma non no, si capisce nulla. Non si capisce niente, è solo una cozzaglia di blocchi. Pup. Quarto posto. Dai, dai, dai. Però, scusate. Meglio di prima, però sta roba doveva vincere. Molto meglio di questo, non si capisce dai, nulla. Guarda la faccia, sembra tutto spaccata. Io capisco che abbia costruito tantissimo, però... Sì, vabbè, ma è una cozzaglia di blocchi. È un po' ni, un po' ni. È perché i pro costruiscono sempre i draghi in quel modo, e lì o erano tutti pro o provavano a fare i pro. E a me sinceramente un po' come non noi sono piaciuti. No, noi non ci proviamo neanche. Noi lo siamo. Sì. Ragazzi, spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Da Carly e da Cimmy, qua in alto è tutto. Noi ci vediamo prossimamente. Dove sei? Scusa, sono qua sopra. Come ti permetti? Noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!